Grazie a tutti per la presenza, grazie soprattutto, devo dire, all'avvocato Maggi che è venuto apposta da Milano in aereo stamattina e tornerà alle 5, quindi veramente ci ha fatto un grossissimo regalo nel venire a raccontarci quello che lui pensa sia lo stato presente, quelle che sono le prospettive, delle professioni legali. Nell'organizzare questa carriera day noi abbiamo pensato che fosse opportuno, cambiando in parte rispetto al passato, dedicare più spazio a quelle lauree che in questa fase hanno avuto più difficoltà sul mercato del lavoro, che sono quelle umanistiche e quelle giuridiche, consapevoli del fatto che la nostra tradizione come paese in entrambi gli ambiti disciplinari va valorizzata però con consapevolezza, cioè sulla base di informazioni su quelli che sono i cambiamenti incontro i quali noi stiamo andando e che richiedono anche un adattamento evidentemente sia dell'offerta formativa che anche dei comportamenti di chi poi fa certe scelte di performazione. Quindi credo che questa sia un'occasione importante per diventare consapevoli di questi cambiamenti. Quindi passo la parola senz'altro al direttore del Dipartimento. C'è bisogno di un microfono secondo voi o? No, questo è presente. Allora, buonasera a tutti e grazie a Roberto Maggi che è qui con noi, lui è partner di IGANS, studio internazionale di diritto italiano, e questo è un aspetto molto importante che lui ci illustrerà meglio in seguito. E come ha detto Francesco Ferrante, oggi è l'occasione per riflettere insieme su non solo il presente ma probabilmente sul futuro delle professioni legali, in particolare anche della professione di avvocato, una professione ormai lontana da uno stereotipo tradizionale molto diffuso nel nostro contesto italiano e che recentemente ha avuto una rapida evoluzione rispetto alla quale probabilmente l'università, il mondo della formazione non ha saputo reagire con la medesima tempistica o con quella necessaria capacità di adeguamento. Devo dire che noi in questa direzione nell'ultimo biennio abbiamo molto lavorato sulla nostra laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Abbiamo concepito tre curricula che hanno diverse specializzazioni, una pubblicistica, una più di impresa e una in chiave internazionale. Lo abbiamo fatto con fatica perché oggi come oggi i corsi di laurea in giurisprudenza pongono notevoli limiti nella scelta e nell'attivazione delle materie, nei crediti, quindi è stato un impegno da parte nostra. E confesso un ulteriore elemento di crescita di questo corso di laurea, che quest'anno mi sento di dire siamo stati ripagati anche in termini di iscritti finalmente, è derivato anche dall'unione, a mio parere positiva, con l'ex facoltà di economia. Oggi noi siamo un dipartimento di economia e giurisprudenza e ha consentito sia ovviamente di arricchire i corsi giuridici con delle componenti di materie economiche ed aziendali, a mio parere come giurista io insegno diritto privato, essenziale nella formazione del giurista di oggi ma come di domani, come per noi materie come tributario ed altro, abbiamo avuto modo di confrontarci con questo, come del resto ha avuto un positivo impatto sui corsi di laurea in economia dove abbiamo potuto ampliare l'offerta giuridica e al tempo stesso l'economista oggi sicuramente necessita non solo di semplici conoscenze basi del diritto ma probabilmente di qualcosa di più importante e solido per potersi confrontare. Quindi per noi oggi con Alberto Maggi è un momento di confronto, un momento di crescita, nel senso che è fondamentale anche per noi avere delle indicazioni dal mondo delle professioni su cosa si aspettano da un nostro laureato e come a quel punto necessariamente adeguare la nostra offerta formativa. Ed in questa direzione voglio segnalare un aspetto fondamentale diciamo di questo felicissimo incontro con l'IGANS, che abbiamo stipulato con l'IGANS una convenzione per tirocini, una convenzione che prevedrà la possibilità di nostri laureati che abbiano innanzitutto un'approfondita conoscenza dell'inglese, penso che su questo aspetto richiamerà l'attenzione e spesso nella formazione del giurista è un aspetto non del tutto curato, e che scegliendo tra i nostri migliori laureati che hanno ovviamente una solida base di inglese potrà consentire di fare dei tirocini, degli stage formativi presso di loro anche con un significativo rimborso spese rispetto al contesto normale, e questo è per noi un motivo di vanto perché è un collegamento diretto che il nostro dipartimento è in grado di realizzare col mondo del lavoro, e io mi auguro che
voglio dire, l'IGANS possa trovare tra i nostri ragazzi che verranno delle future persone su cui investire, perché poi abbiamo fiducia che nella formazione che siamo. Quindi io mi interrompo qui, poi ci sarà un dibattito, ringrazio ancora Alberto della tua presenza qui con noi e dare la parola a Edoardo Alos, il nostro delegato agli affari legali, che è il nostro docente di questo lavoro di riferimento. Sì, intanto buongiorno, ringrazio anch'io l'avvocato Maggi per essere qui con noi e mi pare essenziale questa attività che stiamo portando avanti anche grazie appunto all'impegno di Francesco Ferrante nel cercare il migliore collegamento tra il mondo della formazione universitaria e il mondo del lavoro. Per un giuslavorista questo, diciamo, è uno degli elementi fondamentali, proprio non perché io mi occupi di diritto del lavoro, proprio perché nel gestire, nell'avere a che fare quotidianamente con le problematiche legate al lavoro, uno degli elementi purtroppo che si nota con maggiore frequenza è quello della difficoltà tuttora esistente di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. E questo è un passaggio ovviamente che soprattutto in Italia negli ultimi tempi è un elemento che sta assumendo dei contorni drammatici per quanto riguarda soprattutto gli ingressi nel mercato del lavoro. E come diceva il direttore di dipartimento, ormai da tempo noi stiamo portando avanti una politica di avvicinamento, non direi riavvicinamento perché non credo che siano mai stati vicini, ma di avvicinamento progressivo del mondo della formazione universitaria al mondo del lavoro e in particolare al mondo delle professioni. Per le materie giuridiche questo non è per nulla facile, purtroppo, sottolineava Francesco, mettendo in evidenza le nostre performance non particolarmente, diciamo, esaltanti, c'è un problema dialogo. C'è un problema di dialogo tra un corso di studi, dei corsi di studi che sono stati evidentemente progettati pensando a determinati scopi professionali, professioni cosiddette forensi, e un mondo del lavoro che proprio nelle professioni forensi vede una sorta di saturazione. Quindi bisogna capire come, almeno per una di queste professioni, quella diciamo un pochino più elastica, le altre sono molto codificate, la magistratura e ovviamente il notariato hanno delle regole molto molto stringenti, però per la professione di avvocato, proprio in questo settore, come possiamo e che cosa possiamo fare noi come università per stimolare questo dialogo? E io credo che ci stiamo muovendo, come, almeno come Cassino, come Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, nella giusta direzione, perché, come vi dirà anche l'Avvocato Maggi, noi stiamo cercando di coniugare la formazione generalistica del giurista, che è fondamentale, quindi la preparazione sui concetti di base, più che sulle materie di base, sugli istituti di base, con una progressiva specializzazione rispetto a quelle che ci sembrano, ci sono sembrate, poi magari in futuro potremmo anche modificare o integrare, ci sono sembrate le aree di maggiore interesse per il giurista. Certamente, e qui porto un po' l'acqua anche al mio mulino, è ovvio che, e anche quello diciamo un po' del direttore di dipartimento, nonché più in generale dei colleghi anche dell'area economica, certamente l'ambito dell'impresa è un ambito che sta assumendo sempre di più una caratteristica fondamentale come sbocco professionale. Stiamo assistendo ormai da anni ad un ridimensionamento del big state, big governments, e stiamo andando sempre di più verso una, virgolette, privatizzazione anche della gestione della cosa comune. E quindi ovviamente in questa direzione noi dobbiamo chiaramente muoverci e il contatto con realtà come quella che oggi vi verrà presentata è un contatto fondamentale, proprio perché loro hanno già da tempo ripensato e adattato
una professione estremamente antica e tradizionale, a un contesto che vede, per esempio, nella finanziarizzazione dell'economia uno degli elementi, diciamo, trainanti, positivi o negativi, per questa una valutazione di per cui noi, ma certamente un elemento trainante. Quindi sono molto contento che abbia accettato la programmaggio questo invito, che ringrazio nuovamente Francesco Ferrante e il suo dipartimento per l'ospitalità che danno a questa iniziativa, e anche interpretando il sentimento del rettore di cui sono delegato per gli affari legali, insomma mi compiaccio per questo tipo di eventi. Alberto, allora no. Io ringrazio voi e l'Università di Cassino, sono onorato di questo invito che accompagna, appunto, come è stato detto, la stipulazione di una convenzione che speriamo possa risultare utile ai nostri obiettivi. Io credo di dover dare, di poter dare un contributo anzitutto di informazione, no? Perché poi molto spesso le difficoltà a cui faceva riferimento il professor Ares derivano da quella che gli economisti chiamano asimmetria, e che molti di noi, anche da studenti, hanno vissuto e si sono resi conto che hanno vissuto quando poi sono entrati nel mondo del lavoro. Veramente una mancanza di informazioni che paradossalmente nell'epoca di internet, in cui sostanzialmente qualsiasi informazione è accessibile, continua a manifestarsi. Due parole sull'ambito di riferimento. Qui vedete il nome dello studio di cui io sono il managing partner. Parliamo del cosiddetto mondo degli studi legali d'affari. Di che cosa si tratta? Brevissimi cenni storici. Le professioni legali in forma molto organizzata, soprattutto nel mondo anglosassone, esistono da secoli. Secoli, per ragioni economiche, nel nostro paese, volendo, e consapevole di farlo con una certa approssimazione, dire individuare delle fasi, direi che fino agli anni 80 ci sono state delle aggregazioni professionali di maggiore consistenza rispetto ad altre. Non parlerei di veri grossi studi legali associati, parlerei di grossi nomi, magari Carnelutti per esempio, parlerei anche magari di Pavia, di Bruno Pavia, Pavia Ansaldo, forse qualcuno l'ha sentito nominare, con uno studio attivo nel mondo degli affari, in cui professionisti che avevano avuto, per ragioni fondamentalmente soggettive, un'esperienza di lavoro professionale all'estero, Bruno Pavia negli Stati Uniti per le leggi razziali, hanno poi importato in Italia un modello organizzativo. Fino agli anni 80, ma parliamo di studi con qualche decina di avvocati che allora apparevano veramente molto grandi. Dagli anni 90 è cambiato un po' tutto, ci sono sviluppati alcuni studi, spesso aggregazioni tra professionisti di nome, di successo, che avevano dei loro studi a loro volta con una certa consistenza, e si sono formati direi indipendenti italiani che in una certa misura ancora oggi sono gli studi più presenti sul mercato.
e hanno cominciato a svilupparsi organizzazioni con 80, 100, che poi sono diventati 150, 200, 250, adesso oltre 300 avvocati. Direi poi una fase successiva, quella che inizia con il nuovo millennio, in cui, in coincidenza con una tendenza a livello mondiale di creare studi globali e quella di quindi creare il cosiddetto one stop shop, io mi scuso, utilizzerò a volte delle espressioni anglosassoni quando non è possibile sostituirle, molti studi globali sono venuti in Italia. Sono venuti in Italia con una missione diciamo anche abbastanza eterogenea, però certamente col nuovo millennio molti studi stranieri hanno aperto in Italia. Quindi a questo punto già vedete c'è nell'ambito degli studi del Guerra d'Affari gli studi italiani e gli studi non italiani. Che cosa sta accadendo oggi? Se dovessi veramente in due parole fare una fotografia, direi che il nostro mercato delle professioni rilevanti ai fini di questi studi è un mercato in cui la posizione, le posizioni diciamo predominanti sono ancora, per qualche motivo, in una misura importante occupate dagli studi indipendenti italiani. E questo non è accaduto ovunque, perché in Francia le cose sono andate per esempio diversamente, eccetera, qui non divaghiamo. Indubbiamente ci sono studi, importantissimi studi globali, in alcuni dei settori, soprattutto corporate M&A, banking, finance, occupano delle posizioni di leadership, probabilmente nella loro capacità di intercettare complessivamente i bisogni che ci sono fondamentalmente nel mondo delle imprese che si rivolgono agli studi legali d'affari, non hanno il posizionamento che altri studi hanno, come per esempio Bonelli Erede, come per esempio Chiomenti, come per esempio Gianni Rigoni Grippo, e quest'ultimo è un ambito nel quale noi come Legans ci riteniamo inclusi, ci riteniamo di far parte di questa di questo novero di studi che ha ancora complessivamente una posizione di mercato di vantaggio rispetto agli studi globali. Da ultimo, cioè in questi giorni, diciamo in questi mesi, con la ripresa dell'economia e direi la ripresa delle M&A in particolare, quindi mercato delle, io dico M&A, fusioni e acquisizioni, che è diciamo il mercato che rispetto a questa tipologia di studi esercita il maggior effetto trainante, sono arrivati in Italia altri studi globali, no? L'ultimo per esempio, l'ultimo diciamo consistenza e come dal punto di vista cronologico, Dentons, io storico inglese, che adesso attraverso una serie di fusioni, io non so quanti avvocati abbia Dentons, forse tu lo sai Francesco, comunque stiamo parlando di migliaia, Francesco Castiglioni, il nostro responsabile marketing, molte migliaia di avvocati, credo che ne abbiano 2000 solo in Cina, cioè, stiamo parlando di cose di questo tipo. E hanno aperto in Italia. Quindi c'è un rinnovato interesse per il nostro paese da parte di studi globali. Quindi l'ambito di riferimento è quello che vi ho descritto e la concorrenza
che noi ci dobbiamo trovare a fronteggiare come studio indipendente italiano è quella dei colossi, cioè quindi noi e alcuni altri ci misuriamo sul mercato italiano con studi che hanno straordinarie risorse, hanno uffici in tutto il mondo, hanno a volte sistemi giuridici molto diversi e la capacità di costituire anche dal punto di vista proprio dell'assetto legale la propria organizzazione in maniera molto diversa, eccetera, eccetera. Fatta questa premessa vi dico qualche parola sul nostro studio, cercando nel fare questo di fornirvi delle informazioni, diciamo, di che abbia una portata anche più ampia, no? Rispetto a questo. Ora Francesco, io stavo cercando di girare la slide, ma non riesco, facendo questo click. Delineare qualche tratto caratteristico, istituzionalità, già a partire dal nome, noi abbiamo un nome di fantasia, io mi chiamo Maggi, il mio nome non è nel nome dello studio né il nome di altri soci nel nome dello studio, quindi c'è una volontà con il nome di superare l'individualità. Meritocrazia, studio profondamente meritocratico, non si accede e non si progredisce nel nostro studio per effetto di raccomandazioni. Quindi la possibilità di accedere, la possibilità di progredire è esclusivamente in funzione di quello che si è in grado di dimostrare, del proprio apporto quantitativo e qualitativo. Trasparenza. Siamo uno studio che si compiace di condividere tutte le informazioni rilevanti con tutti i propri collaboratori e anche all'esterno. Democraticità, abbiamo un'organizzazione che porta con sé innegabilmente delle componenti gerarchiche, però queste derivano un po' dai ruoli, dalla sostanza delle cose, non derivano dalla forma. Mi rivolgo alle colleghe, scusate, come diciamo comportamento istintivo, tendiamo a darci del tu anche con i giovani o giovanissimi, finché l'età non costituirà una barriera tale per cui non sarà possibile. L'indipendenza. Noi siamo uno studio che non appartiene a network di studi, non appartiene a quindi ad una rete di studi che magari si scambiano il lavoro. Questo ci dà un vantaggio, cioè noi in ogni giurisdizione di volta in volta possiamo, così facendo, selezionare quello che secondo noi è il meglio per il nostro cliente e non siamo costretti a muoverci all'interno di una rete con la quale abbiamo assunto degli impegni. Questa cosa è estremamente importante nel nostro ruolo di supporto alle imprese italiane che operano in altre giurisdizioni, perché è vero, noi siamo avvocati di diritto italiano, quindi noi nei nostri uffici, ne abbiamo anche uno a Londra, facciamo solo diritto italiano, ma noi assistiamo tante imprese italiane e siamo i loro interlocutori anche nella scelta che loro fanno di professionisti all'estero in operazioni svolte in altre giurisdizioni nelle quali veniamo affiancati a volte o quando non veniamo affiancati veniamo richiesti di fornire delle indicazioni, dei suggerimenti, qual è il professionista giusto, qual è lo studio giusto per quella tipologia di lavoro in funzione del
anche del costo, in funzione del tipo di servizio atteso, eccetera, eccetera. Quindi un nostro ruolo importantissimo è il sostegno alle imprese italiane che operano fuori. Credetemi, moltissime imprese, medie imprese italiane, che soltanto fino all'epoca, come si può dire, all'inizio della crisi recente, avevano 10-20% del loro volume di fatturato all'estero, poi per sopravvivenza, ma questo è anche capacità, noi tra italiani ce lo possiamo dire, è capacità di sopravvivere, ma sopravvivere convertendosi molto rapidamente, hanno spostato al 90% il proprio fatturato all'estero. Voi potete immaginare che complessità questo abbia comportato e comporti per delle imprese che non erano assolutamente attrezzate a farlo, però ce l'hanno fatta, si sono presi dei rischi e noi quello che possiamo fare è dare loro un aiuto. Ieri ho ricevuto una mail, una collega che mi parla di la nostra azienda, un cliente, una quotata, aveva delle questioni di contenzioso piuttosto delicate, anche di concorrenza sleale in Olanda, ci ha chiesto a chi rivolgerci. Questo chiaramente è una cosa di diritto olandese nella quale non ha senso che noi affianchiamo in nulla, ci siamo limitati ad aiutarli a selezionare lo studio giusto tra quelli con cui noi collaboriamo abitualmente, che sono studi indipendenti delle varie giurisdizioni con cui abbiamo rapporti regolari. Hanno vinto delle cause, sono molto contenti, ce l'hanno detto, è stata una scelta felice, quindi noi abbiamo fatto qualcosa che per noi non rappresenterà nulla apparentemente dal punto di vista del, diciamo, vantaggio economico, ma abbiamo dato un contributo infungibile e difficilmente fungibile a un cliente. Attenzione, non sto parlando in questo caso della piccola e media impresa italiana, sto parlando di una quotata che però non era attrezzata, e non sono affatto stupito di questo, perché attrezzata nello scegliere lo studio legale, che è difficilissimo, perché la stessa accuratezza con cui noi, tutti noi, magari incrociando le dita, tante volte abbiamo bisogno di rivolgerci, noi ai nostri parenti, a un medico, no? Con quale accuratezza noi scegliamo il medico? In funzione delle competenze, in funzione di dettagli, in funzione di tante informazioni che ci scambiamo. Stessa cosa va fatta con gli avvocati, ci sono avvocati giusti per una cosa che non sono giusti per l'altra cosa, anche in termini veramente culturali, perché poi anche i clienti cambiano, le modalità di comunicazione che vanno bene per un cliente non vanno bene per l'altro, i costi di un'operazione sostengono certi rates di studi legali, non ne sostengono altri, una scelta complessa e noi abbiamo dato un buon contributo. L'internazionalità, ecco, pur essendo avvocati di diritto italiano, noi abbiamo una vocazione internazionalistica, direi che si sostanzia nella capacità di trattare fattispecie che o per le caratteristiche delle parti o per il contenuto hanno delle componenti di transnazionalità. Direi questa, quindi capacità di comunicare in lingua straniera, che non significa sapere l'inglese, significa saperlo comunicare, saperlo comunicare in modo efficiente nella professione legale, eccetera. Come abbiamo acquisito questo? Diciamo che molti di noi hanno fatto dei percorsi anche all'estero, e poi diciamo che cerchiamo di alimentare costantemente nella formazione i nostri collaboratori con delle esperienze che li mettano in condizione di essere quel tipo di avvocato che serve per lavorare in questo ambito. Abbiamo attenzione al sociale, noi certamente siamo uno studio d'affari che ha come suoi diciamo obiettivi quelli di quello di avere degli utili e poi distribuirseli,
Nel fare questo adottiamo una certa attenzione ai rapporti di lavoro con i nostri collaboratori, con i nostri dipendenti, abbiamo una onlus che si occupa di molte cose che noi diciamo alimentiamo, molti di noi fanno parte di programmi pro bono internazionali nei quali veniamo chiamati a contribuire, e quindi c'è tutta una parte del nostro lavoro che auspicabilmente nel 2016 riusciremo a sintetizzare in un bilancio sociale, se ci riusciamo, perché chiaramente che questo è un lavoro, però abbiamo ormai già l'esigenza di avere una visibilità chiara di quello che riusciamo a fare anche da questo punto di vista. E poi il modello organizzativo, che è un po' quello che provavo a dirle poco fa, cioè il modello organizzativo che noi cerchiamo di adottare, un modello organizzativo un po' diverso da quello che altri studi assimilabili al nostro hanno. Cerchiamo di stare molto attenti alle nostre dimensioni, perché le dimensioni sono un fattore di potenziale criticità, perché determinano un rischio di diluizione della qualità del lavoro in studi del nostro tipo. Quindi cerchiamo di combinare sempre dei team di lavoro in cui la componente senior, dei colleghi, dei soci, dei colleghi più senior, e quella dei colleghi più junior si amalgamano cercando di ridurre l'inefficienza. Da noi anche i giovani o i giovanissimi vengono inseriti subito nel processo produttivo in maniera molto molto diretta, cioè da noi non esiste la figura dello stagista, del pavio stagista, magari proprio veramente sono diciamo delle esperienze innegabilmente molto preliminari, però Posso generalizzare, diciamo anche i giovani con qualche neolaureati riescono a far parte di un team sapendo qual è l'obiettivo comune e non semplicemente venendo pescati per fare una ricerca e poi congedati dopo che hanno consegnato la ricerca, perché questo è un po' il rischio. In questa tipologia di studi, credetemi, è questo il rischio. Soltanto che poi la formazione è sempre. E tu chiaramente, se invece coinvolgi subito il collega più giovane, gli fai capire quali sono gli obiettivi, lo rendi partecipe dell'evoluzione del lavoro complessivo, lo tieni nella mailing list, non lo emargini perché il giovane rappresenta semplicemente un fattore di costo, cresce con una rapidità diversa. Naturalmente ogni studio ha il suo modello, noi siamo contenti del nostro crediamo che i giovani, anche a volte i giovanissimi, i più brillanti, se coinvolti immediatamente nel processo possano dare un contributo importantissimo. Proviamo a vedere se qualche numero. Allora, qui vedete dei numeri, vedete dei numeri, si spiegano abbastanza da soli essendo tali. Noi abbiamo in questo momento 210 professionisti complessivamente, dei quali 35 soci. I nostri sono solo soci cosiddetti equity, cioè noi già sono tutti componenti dell'associazione e percepiscono utili. Non esistono i soci cosiddetti salari, che si presentano come partners, ma non sono di fatto dei partners, lo sono nominalmente. Credo che sia un unicum nel panorama degli studi del nostro tipo in Italia, per questo lo dico. Ovviamente questa cosa costa in termini di selezione, però noi la facciamo così. Queste sono le aree di attività. Voi vedete che qui vedete tutte praticamente le aree di attività tipiche diciamo degli studi legali da fare. Non credete che siano tutte espressione di singoli dipartimenti, perché alcune di queste sono aree che sono coperte
offerte da colleghi che operano in un unico dipartimento. Noi cerchiamo di avere dei dipartimenti in cui, ferma restando la specializzazione, che è una specializzazione altissima in cui dobbiamo operare, perché i nostri clienti si aspettano di avere a che fare con persone molto esperte. Cerchiamo però di avere un'organizzazione in cui anche chi è esperto di alcune materie è in grado di accompagnare il cliente nelle altre materie dello studio, naturalmente nelle materie affini, no? Mi spiego meglio. Quando noi parliamo di project financing, qui stiamo parlando di un settore in cui noi siamo tra i leader di mercato. Qui noi abbiamo indubbiamente delle specializzazioni, alcuni di questi colleghi sono specializzati nell'energia, in tutto quello che è il mondo dell'energia, quindi cose estremamente regolamentate. Però non abbiamo un dipartimento che si occupa soltanto di energia. Compliance, la parte in cui noi diciamo compliance, qui stiamo parlando di tutti gli aspetti regolamentari, no? Gli aspetti regolamentari innegabilmente sono insediati nell'area corporate, nell'area del diritto societario, ma non sono un dipartimento a parte, c'è qualcuno che nell'ambito corporate ha una fortissima specializzazione in compliance, ma è in grado di occuparsi di un diritto societario. Ho fatto queste precisazioni. Chi si occupa di legislazione alimentare, che è un tema interessantissimo ed è interdisciplinare, assolutamente, molto delicato, poi tra l'altro adesso il food in Italia è estremamente, no? La legislazione alimentare è all'interno del Dipartimento di Diritto Amministrativo, però indubbiamente noi abbiamo dei colleghi che si occupano di food, quindi tutta la parte regolamentare, perché è molto specifica. L'inquadramento, queste sono diciamo un po' le categorie, sono i percorsi professionali che si hanno e a cui corrispondono delle scale di compensi. Delle scale di compensi, naturalmente poi i soci percepiscono gli utili, tutti gli altri professionisti hanno un inquadramento professionale esclusivo e con diversi, con un trattamento diverso a seconda dell'anzianità, dell'esperienza, delle capacità, con un sistema tendenzialmente progressivo. Questi sono alcuni dei nostri numeri a proposito della trasparenza. Però Francesco. Dunque noi stiamo uscendo da un periodo di crisi, diciamo, tra i più lunghi della storia, no? Questi sono i nostri dati di incassato degli ultimi 5 anni, giusto? 5 anni. In milioni di euro. E quindi evidentemente siamo stati fortunati, perché comunque anche in un momento di crisi siamo riusciti ad avere una crescita in un mercato, credetemi, estremamente competitivo. Noi per riuscire a fare quello che facciamo dobbiamo dedicare al lavoro, all'organizzazione, alla formazione, molte energie, perché la macchina non va avanti da sola, i nostri concorrenti sono bravissimi, fortissimi. Sotto ci sono i numeri della struttura, nella loro evoluzione appunto nel medesimo periodo, no? Voi vedete il numero di partner rimane salito da 29 a 35, lo staff, questo è invariato, anche il numero degli associates, quindi diciamo i professionisti non partners, gli avvocati non partners,
vedete che è passato dal 152 al 175 praticamente nell'ultimo 2 anni, 25 mesi, cosa che per me è motivo abbastanza di orgoglio, perché nel momento in cui riparte il mercato, il fatto che la struttura non debba ingigantirsi è risultato di sforzi, perché non è così semplice, soprattutto quando si è educati a ritmi di lavoro basso, come è avvenuto, basso tra virgolette, come è avvenuto per qualche anno a causa della crisi. La parola basso, niente notti, non più proprio in sintonia. Comunque. No, diciamo, diciamo un nostro parametro che comunque non viene interpretato con fanatismo, adesso mi riferisco ai professionisti, così un parametro. Torna ai 1600 ore fatturabili all'anno, 1600 ore fatturabili a cui si aggiungono magari anche 200-300 ore dedicate ad attività non fatturabili. Ecco, se dovessi dare dei numeri vi direi questo, giusto per capire quello di cui si parla. Devo sempre chiedere conferma. Questi sono i numeri delle practice, no? Così vedete un po' la consistenza, un po' quello che dicevo prima, no? Ci sono poi delle competenze tra quelle che ho elencato prima che sono comprese, no? In alcuni settori. Come vedete i settori più, diciamo, più grossi sono ovviamente quello corporate finance quello banking. Il dipartimento di diritto bancario è il più grosso dipartimento di diritto bancario operante in Italia, quindi è più grosso di quelli degli studi inglesi operanti in Italia. Questo ovviamente è un motivo di orgoglio, perché per fare queste cose bisogna renderle sostenibili. Però anche il dipartimento di litigation, quindi il dipartimento che si occupa di contenzioso e di quello che noi chiamiamo insolvency, quindi tutta la parte fallimentare anche a supporto delle procedure concorsuali, è molto consistente, no? Quindi vedete 35 professionisti, è uno studio importante. Cioè, incrementato? È stato incrementato, sì, è stato incrementato con la crisi, no? È stato incrementato con la crisi, e indubbiamente avere un dipartimento di insolvency molto importante consente di fare all'M&A, quindi a fusioni e acquisizioni, a operare in un certo modo, ma consente a tutte le practice di operare in un certo modo. Per esempio, io che mi occupo di diritto del lavoro, io assisto ILVA, per esempio. Per me assistere ILVA confrontandomi in alcuni casi con dei colleghi che hanno una sofisticatissima esperienza in ambito insolvency fa la differenza, perché io da solo non sarei in grado di arrivare ad un certo livello qualitativo. Qui c'è qualche cliente, così giusto per dare l'idea della tipologia. Vedete, ci sono clienti italiani, ci sono anche clienti non italiani, più o meno tutti i settori merceologici, perché ci sono clienti industriali, ci sono clienti finanziari, trasporti, IT, chimico-farmaceutico, comunicazioni, eccetera, eccetera. Soltanto alcuni brand, perché poi in realtà come poi assistiamo, qui ci sono poi alcuni riconoscimenti che si mettono così un po' per completare le presentazioni, che danno lustro, no, per chi ci crede, e comunque alcuni sono nazionali, altri sono internazionali, gli studi del nostro tipo vengono anche valutati per questo, e io ho pensato di completare la presentazione con questo dato. E io
diciamo, le cose che vi avrei detto per una presentazione che forse è andata un pochino più lunga del previsto, come temevo, ve le ho dette, quindi sono a vostra disposizione, se il tempo lo consente, per rispondere a domande se ve ne siano, ovviamente anche da parte degli amici docenti. Sicuramente esaustiva, che però apre anche tanti quesiti possibili, quindi mi aspetto anche che ci siano le curiosità, che trovo le possibilità. Il primo interrogativo è proprio quello sul reclutamento, no? Che poi ci riguarda direttamente, quindi dire cosa ti aspetta una realtà professionale come voi da un laureato in giurisprudenza, laureato in materie giuridiche, un'attenzione alla specializzazione ma senza eccessi, la capacità di orientarsi rispetto al problema di operatività ma anche di collegarsi ai settori affini, mi temo un'impostazione abbastanza peculiare vostra, molto molto convincente, molto molto, perché vi parlavamo prima, si va verso una fortissima specializzazione anche negli ambiti legali, quindi con tutta una serie di conseguenze proprio applicative da non seguire eventualmente magari. Uno studente oggi in giurisprudenza, uno studente che voi normalmente reclutate, prima laureato, scusate, reclutate normalmente, che caratteristiche presenta, cosa cercate, o degli elementi di noi vediamo regolarmente giovani non laureati, regolarmente, e anche una delle ragioni della mia presenza qui è che ci piace avere dei rapporti continuativi con il mondo dell'università, e per farlo dobbiamo necessariamente essere selettivi, cioè per poter poi alimentare le cose occorre individuare un numero ridotto di partners e con i quali lavorare nel tempo. Crediamo che la crescita organica all'interno dello studio sia il nostro modello ideale. L'esperienza ci dice questo. L'esperienza, diciamo, negli studi legali da fare nel mondo dice, ripeto, stiamo parlando di realtà che hanno centinaia di anni come modelli, quindi di questo insomma, dobbiamo essere consapevoli. I fattori culturali sono determinanti, quindi l'inserimento di professionisti maturi dall'esterno va affrontato con estrema cautela, estrema cautela, estrema cautela. Quindi diciamo con molti dei nostri soci, il nostro studio, io non l'ho detto, è stato fondato nel 2007, però non è che ci siamo trovati nel 2007 e siamo riusciti in così pochi anni a raggiungere questi risultati. Noi siamo uno spin-off di uno studio che si chiama Gianni Origoni, in 85 professionisti, di cui 18 soci. Abbiamo lasciato quello studio dopo molti anni e abbiamo costituito uno studio diverso perché volevamo fare uno studio diverso. Con diversi di questi soci io lavoro da più di 20 anni. Quindi vale un contesto culturale lavorativo. Contesto culturale lavorativo, omogeneo, continuativo. Questa cosa si riesce a fare bene se c'è crescita interna. Quindi molti dei nostri soci, che sono i nostri soci in questo momento, sono stati i nostri praticanti. Ovviamente questo lo premetto per spiegare meglio con quale attenzione noi guardiamo al reclutamento dei giovani. Lo facciamo regolarmente, non lo facciamo, diciamo, in fasi. È normale che lo studio inserisca una quantità di giovani, lo fa perché ha, deve avere un turnover, un
processo sostitutivo, perché ci sono alcuni a cui non piace, alcuni che magari non piacciono a noi, alcuni che sono meno adatti, eccetera. Quindi c'è una certa selezione, soprattutto nelle fasi iniziali, no, del percorso professionale. Noi nel 2015 abbiamo ricevuto 1500 curriculum. Come ci siamo comportati? Noi non guardiamo qual è l'università di provenienza, non facciamo delle selezioni su base presuntiva, perché l'esperienza ci dice delle altre cose. L'esperienza ci dice che noi dobbiamo guardare il voto di laurea. Ovviamente con questi numeri noi tendenzialmente selezioniamo i 110. Dobbiamo guardare in quanti anni uno si è laureato, perché se uno ha 108 laureato in tempo è una cosa, se è laureato in 6 anni con 110 è un'altra cosa, quindi guardiamo questo. E poi ci affidiamo molto alla nostra percezione nelle interviste. Abbiamo una macchina, no, interna di reclutamento che è affinata in questo, quindi che ha tante esperienze, è in grado di capire i ragazzi che da noi possono andare bene, perché poi appunto è un fatto di cultura, no? È un fatto di cultura. L'inglese è fondamentale. Molto spesso, troppo spesso, direi che nei nostri curriculum noi vediamo inglese buono, inglese ottimo, mentre nella nostra percezione è inadeguato. Questo sì. Quindi il livello di inglese, purtroppo, diciamo, la scuola italiana che fa molte cose buone, anzi credo ottime, nella preparazione culturale complessiva rispetto a quello che accade in altri paesi, sull'inglese, sulle lingue straniere, non fa molto, forse neanche l'università è in grado di aiutare in questo, e quindi questo io mi sento di dire che è prioritario. Quindi se io vi devo dare un segnale, un'indicazione, che però guardate che rispetto a quello che dicevo prima, dei bisogni delle imprese oggi, le imprese sono importanti, no? Perché le imprese sono una fonte di lavoro per gli avvocati, non sono solo le imprese, però sono un'importante fonte di lavoro da guardare. Bene, rispetto alle imprese oggi, l'internazionalità è enormemente cresciuta, quindi è chiaro che oggi molto spesso, ma anche l'altro giorno mi capitava, un giovane che conosco, ora nell'ambito diciamo del nostro studio di studi assimilati, mi diceva che è entrato e tra l'altro non si è laureato tardi con un voto basso in una regione del sud. Questo ragazzo è stato preso da una, mi chiede dei consigli, un ragazzo che conosco, mi ha chiesto dei consigli e io gli ho detto che cosa non doveva fare e gli ho detto che cosa secondo me doveva fare. Gli ho detto che secondo me doveva occuparsi di diritto alimentare, però non mi era retta, però è stato preso da un'azienda. Perché è stato preso da un'azienda del sud per fare il legale interno? Ha un inglese ottimo, questo ragazzo è stato in Australia, in Canada, non mi ricordo più, un paio d'anni, quindi parla un inglese con un livello diverso da quello, no? Ecco, è bastato questo ragazzi, è bastato questo. Quindi questa cosa consideratela assolutamente prioritaria. In alcuni dei nostri dipartimenti è ovvio che si trova l'utilizzo dell'inglese diverso da altri e il livello di sensibilità con cui io per esempio mi occupo come professore di diritto del lavoro, ho bisogno di collaboratori che abbiano un inglese fluent, che siano in grado di fare, di ricevere una telefonata e di scrivere correttamente. I miei soci che si occupano di diritto bancario, che utilizzano l'inglese nel 90% delle comunicazioni, hanno bisogno di un livello di inglese diverso. Però anche l'inglese minimo richiesto è un inglese molto buono e molto superiore rispetto a quello che normalmente viene indicato per buono. Esatto. C'era una... Prego. Salve. Alla luce di quello che ha detto lei,
professor Ales, direttore, cioè il mercato saturo nell'ambito di questa, del nostro indirizzo, della nostra area di materia, all'indice del fatto anche che c'è bisogno sempre di primeggiare, secondo me, anche di avere un certo grado di eccellenza in settore. Qual è il consiglio, secondo lei, che può dare a uno studente come noi di un ateneo che indubbiamente è giovane rispetto agli altri di tradizione che si trovano, che si possono trovare in Italia o anche nel resto d'Europa? È il consiglio, diciamo, che ci potrebbe dare, che potrebbe dare a uno studente che sia presto ad affrontare questi studi, che io non reputo difficili ma nemmeno semplici, per arrivare, insomma, anche a fornire un certo grado di eccellenza, perché penso che pur essendo un ateneo giovane noi siamo in grado di sfornare degli studenti molto capaci, molto a livello teorico, anche molto preparati, oltre che la conoscenza della lingua. Prima di risponderle le faccio un commento spontaneo su quello che leggo tra le righe, perché lei dice un ateneo giovane come se potesse costituire un elemento di differenziazione qualitativa l'essere in un ateneo giovane rispetto a essere in un ateneo meno giovane. Io guardi, le dirò, non escludo che magari facendo delle valutazioni statistiche che non sono alla mia portata si possa arrivare a conclusioni diverse. La mia esperienza mi dice che è la capacità del singolo, che è determinante, e non è l'università di provenienza. Sarebbe antipatico se io facessi, come invece posso fare, degli esempi di università di tradizione innegabilmente più lunga rispetto a quella di Cassino, e la qualità dei relativi laureati che io ho visto di recente, per dire che non vuole dire proprio niente, non vuole dire, scusa, ho fatto questo inciso, tant'è che noi, appunto, nella selezione, noi non diciamo, beh, scartiamo quelli che non vengono da, o scartiamo quelli che vengono da, non è mai successo, e molti di noi vengono da università, di città, non, dove non ci sono università storiche, quindi non vengono da Milano, non vengono da Torino, non vengono da Bologna, non vengono da Roma, non vengono da Napoli, non vengono da Catania, non vengono da altri atenei. Quindi, detto questo, io credo che un consiglio fondamentale ho dato, quello dell'inglese. Sicuramente non bisogna pensare che basti avere la laurea per poi avere una ragionevole possibilità di inserimento con soddisfazione nel mondo del lavoro. Purtroppo non è più così, ma non è più così da alcuni decenni. Quindi io mi sentirei di dire che sicuramente da più di 30-35 anni, che non è più così nel nostro paese, questo è fare una distinzione nord-sud, però non ci avventuriamo, però io mi sentirei di dire questo. Non basta quello, quindi cosa vuol dire? Bisogna muoversi prima. Muoversi prima, e questa, per esempio, la mia presenza qui è espressione di questa sensibilità che l'ateneo, di cui siete parte, ha di facilitare questi collegamenti, no? Sono collegamenti che operano a livello di informazione e poi anche di contatto, di esperienza. Muoversi prima e non aspettare di avere una laurea per dire, beh, adesso ho la laurea, perché? Perché il rischio, diciamo, adesso è tutto molto accelerato, no, nel mondo di oggi, il rischio è di rimanere alcuni anni
a fare delle esperienze poco formative, mentre mi riferisco soprattutto ai più meritevoli e più vogliosi di fare bene nel lavoro e di cercare una realizzazione nel lavoro e non di cercare attraverso il lavoro una soluzione, perché entrambe le cose sono accettabili. Io ovviamente ho fatto un altro tipo di scelta, per cui il lavoro ha una, almeno una centralità, diciamo, per non dire altro, nella mia esperienza di vita, ma diciamo come tutto di 1500. Io supero le 1500 ore. Supero le 1500 ore, però assumendo che uno cerchi nel lavoro un modo per realizzarsi, lei ha detto un paio di volte la parola eccellenza, l'ambizione, io credo che ci sia il rischio, se non si affronta diciamo il più rapidamente possibile il tema dello sbocco, del contatto, del collegamento, dell'esperienza, magari preliminare, magari gratuita, quindi, e poi ci si affiglia quello che una laurea può dare, è molto rischioso, perché se si sta qualche anno a perdere tempo, dico perdere tempo, a fare delle esperienze non molto formative, si rischia di pagare un prezzo, ahimè, alto. Quindi questo io direi. Buonasera, Pasquale Benedice, e insegno storia delle professioni, storia di ontologia delle professioni giudiziarie, quindi puro miele per le mie orecchie. quindi sono molto, molto incuriosito dalle cose che diceva. Questa è la lezione mancante, no? Perché è il modello. Che cosa? Sarebbe luce non esprime. È il modello tradizionale, diciamo così, no? Dell'avvocato, e invece quest'altro modello. Quindi sono molto incuriosito. Per esempio, mi veniva molto voglia di invitarla, con il sostegno del Dipartimento, di invitarla prossimamente nel mio corso a parlarci di questo, anche di questo nuovo modello organizzativo a cui accennava. No? Io, tra le cose che studio come storia delle professioni, sono i luoghi, no? A partire dallo studio forense. E se c'è un punto di rottura nella storia dell'avvocatura, un po' simile a quello che è successo per il maxi processo, dove l'aula giudiziaria si è, come dire, allargata, espansa, no? È anche un po' lo studio non è più lo studio legale tradizionale, ma io immaginavo, mentre lei parlava, a questo studio dove questa sede del lavoro, no? che proprio sul piano visuale mi interessa molto, perché anche lì non è mai astratta e neutra, un po' come l'aula universitaria, e quindi anche lì, come dire, come si muovono i rapporti, come si spostano i rapporti fra i soci. Lei accennava a questa questione i rapporti, diciamo, la democraticità, la dimensione gerarchica, mi incuriosiva molto. E come mi incuriosisce il rapporto con le regole, tra virgolette, del codice etico, insomma, no? di come cambia, come impattano rispetto all'esperienza di uno studio associato. E quindi, insomma, davvero una grande curiosità mia, e immagino anche dei miei studenti, e quindi la voglia davvero di invitarla prossimamente, sempre con il sostegno del Dipartimento, a raccontarci queste cose nuove, no? Rispetto al modello tradizionale dell'avvocato. La storia delle professioni è una cosa recente, questo è un altro fatto interessante, cioè sono 30 anni, non di più, a partire dal libro della Maria Malatesta sulla storia delle professioni, che, come dire, ha fatto in modo che l'avvocatura divenisse oggetto di studio storiografico, e quindi, come dire, affiorasse dentro il sapere universitario, no? Altrimenti davvero poi resta una separatezza che è fuori luogo. Cassino, lei poi parla a Cassino, e Cassino è una città di avvocati, non solo di singoli avvocati, ma di nobili tradizioni forensi. Quindi, insomma,
e c'è l'unità di tempo e di luogo in questa sua conversazione. Quindi la ringrazio molto e ringrazio. No, grazie, grazie. Ringrazio molto lei. Io accetto volentieri questo invito. Sono molti gli spunti, no? Sono molti gli spunti ricavabili dalle cose che ha detto. Devo ricordare che oggi come oggi gli iscritti all'albo degli avvocati in Italia credo sia circa 250.000, no? Adesso io penso che sia 250.000. Qui stiamo parlando di l'ambito di cui abbiamo parlato fino adesso occupa alcune migliaia, e quindi sicuramente si pone un tema di dialogo, si pone un tema di conciliabilità, anche di capacità di essere compresi. Cioè io ricordo quando le volte in cui ho avuto delle audizioni per presentare lo studio davanti magari anche al Consiglio dell'Ordine di Milano, quindi non sto parlando, no? Quando ho detto a Milano quali erano i nostri numeri, no? Di professionisti, io ho visto dei colleghi che si sono messi le mani in cappelle, nel senso che non c'è proprio, no? Non c'è proprio la conoscenza, la sensibilità rispetto a questo numero, ma perché non è che tutto è l'assetto, è un assetto che è concepito e dialoga con quella che è la popolazione forense largamente prevalente, che è quella tradizionale, no? Quindi certamente c'è un tema. Poi colgo anche lo spunto del riferimento alla fisicità, che la fisicità è molto spesso partire dalla fisicità per poi spiegare le cose e non il contrario, è stimolante, è un esercizio stimolante, per esempio lo è nei processi, no? Ma nei processi come è concepito in aula giudiziaria, cioè ecco, che cosa esprime l'assetto fisico di un'aula giudiziaria in termini di governance, in termini di regole procedurali, tema bellissimo, no? Bellissimo, cioè proprio veramente una cosa che andrebbe approfondita. Io non ho tutte le competenze per farlo, però ho la sensibilità per ricavarne motivi di fascino. Ho invece un pochino più di competenza per dire come può essere organizzato fisicamente uno studio come il nostro. Lì ci sono anche degli studi che dicono, per esempio, come ci dividiamo gli spazi, no? Allora, che cos'è? È organizzato come una grande redazione di giornale? Ci sono, dunque, è chiaro che poi quando si va su determinati numeri, no, è ovvio che gli spazi occupati sono di migliaia di metri. Quindi, per esempio, noi a Roma abbiamo, anche a Milano, praticamente occupiamo due palazzine. Quindi, il centro della strada è il nostro palazzo. Quindi, sono 4, 5, 6 piani e siamo solo noi. E quindi le competenze si ripartiscono un po' per piano, tendenzialmente cercando di mettere vicini dei settori che devono abitualmente dialogare, tendenzialmente, no? Perché bisogna poi, quando raggiungono certe dimensioni, fai che può stare, no? Cioè, anche qua non è tanto semplice, no? Però questa è un po' l'idea, no? Un'altra cosa interessante, rispetto alla quale io ho una mia risposta, che però non necessariamente coincide con la letteratura che c'è sull'argomento anglosassone, quale sia proprio il layout dello studio legale da fare. Stiamo veramente andando un po' oltre negli tempi. Io mi sono fatto l'idea che per come lavoriamo noi, il modello ideale sia rappresentato dalla stanza A2,
La stanza blu, sì. Non mi riferisco alla mia stanza, perché la mia stanza, dovendo fare molte, diciamo, quando uno poi a un certo livello di seniority, di governance, eccetera, ha così tante conversazioni riservate da fare, certo, che ha bisogno di stare da solo. Il modello ideale è stanza 2. Stanza 2 in cui c'è un collega tuo senior con un collega giù. Questo agevola in maniera straordinaria la trasmissione dell'esperienza. Se uno mi dicesse dei fattori che determinano maggiormente l'insegnamento e la trasmissione dell'esperienza, quali incide di più? La vicinanza fisica. La vicinanza fisica, perché vedi come risponde al telefono, come scrive, come fa le cose, come adempia le cose. Eh? Io sono convinto di questo. Cioè, la mia esperienza, diciamo, io in questo ambito opero da 91, quindi sono 25 anni, giusto o sbagliata, mi sono fatto un'idea. Per me l'ideale è questo. Ci sono però delle correnti di pensiero diverse, soprattutto, diciamo, a grandi linee, no? La letteratura anglosassone dice che, dico anglosassone perché è chiaro che lì gli studi con migliaia di persone c'erano già molti anni fa, quindi magari uno va in una città minore, apparentemente minore, negli Stati Uniti, dove trova 4-5 studi con 500-600 persone, quindi sono il doppio dei più grandi nostri, quindi questi hanno una cultura. Questi dicono che i due settori, diciamo, la polarizzazione è un po' i tributaristi e quelli che si occupano di fusione e acquisizione. Quindi cioè, per materia, per competenza. Per materia. Mentre i tributaristi devono stare da soli, o comunque perché devono riflettere di più, perché è più complessa la cosa, eccetera, relata refero, quelli che lavorano su fusione e acquisizioni, che devono più lavorare in team, che comunque lavorano totalmente in team, questo è, poi c'è un processo, no? In questo lavoro, come nel processo industriale, cioè c'è un drafting che segue fasi sulla base di certi modelli, non è che uno si mette già scriviamo il contratto, no, cioè c'è. Ecco, ci sono dei processi, no? Sempre un altro tema interessante, quello dei processi, e come si utilizza il precedente. Tema stupendo nel diritto, ecco, e quindi c'è una parte questi devono stare in pochi o da soli, dall'altra parte quelli devono stare nell'open space. Io mi sono fatto un'idea che soprattutto per finalità formative la stanza 2 sia la migliore. Noi abbiamo prevalentemente stanza 2, abbiamo anche stanza 3, perché non sempre si riesce a scolpire l'immobile in maniera tale da ricavare. È interessante, la ringrazio ancora, e sempre con il sostegno del Dipartimento volevo strappare un'altra promessa, se posso venire con gli amici del mio laboratorio audiovisivo a intervistarla e a inquadrare questi spazi degli studi, proprio per ragionare su questa logica degli spazi. Sì, senz'altro, volentieri, siccome faccio l'avvocato, devo immediatamente porre. E poi una condizione è sull'utilizzo, no? Se lei mi fa di queste cose, un utilizzo scientifico, di dati, qui dico no. Non per il cibo. Così vedono, giovani colleghi, così vedono. L'uso di dati. Immediatamente. Pensato molto volentieri. Molto bene, grazie ancora. I ragazzi, diciamo, i laureati tendono ad accedere a questa dimensione professionale. Qual è l'altra carenza, diciamo così, comune dei laureati in giurisprudenza? Ovvero, se volesse dare un consiglio a noi docenti, io sono una docente di professore amministrativo, mi chiamo cliente dell'amministrativo che mi sono presentato, un consiglio per sostenere anche, diciamo così, attrezzare i nostri studenti anche a questa possibilità, no? Faccio un esempio. Ricordo, insomma, anche quando io ho iniziato a
lavorare in un studio legale, appunto una delle carenze era non sappiamo scrivere, cioè non sappiamo neanche cos'è un atto. Si può immaginare forse che questa è una carenza comune, quindi forse pensare e consigliare anche ai docenti di per esempio farli scrivere di più, introdurre nell'ambito per esempio della nostra didattica anche questo, delle esercitazioni scritte che li favoriscono nella questa diciamo è una domanda che mi pongo anche come docente chiaramente, cioè al di là della, diciamo, dei contenuti anche diciamo un approccio diverso. La seconda domanda è invece come si sviluppa la carriera di un diciamo così, praticante diciamo così, all'interno del vostro studio. Io ho sempre visto questi studi, molti colleghi che hanno lavorato, sono molti tanti anni fa, con la Gianni Rigoni, un mio carissimo amico, il socio della Deal Fiber, quindi insomma conosco un po' queste realtà, alcuni diciamo rappresentavano forse la, un po' non lo so se la spersonalizzazione, se c'è questo rischio diciamo così della questione all'interno di questi studi, oppure come si sviluppa la carriera, come si può sviluppare, cosa vi aspettate, cosa consente a un giovane che attiva questo studio di emergere o comunque di stabilizzarsi. Ecco, rispondo alla prima domanda. La, io credo che quella della capacità di scrittura sia spesso una lacuna, e quindi tutto quello che si può fare per aiutare i giovani a scrivere più è benvenuto e ben fatto, non c'è dubbio. Poi io personalmente non sono tanto del parere che le simulazioni di atti o diciamo in quanto tali siano necessarie, però io francamente lascio chiaramente a chi ne sa più di me, no? Voi fare le valutazioni del caso. Io credo che quello che serva è la capacità di scrivere in maniera analitica e ragionata sul diritto. Materia tecnica. Questo, cioè ragionare sulla fattispecie, mettere in relazione una fattispecie concreta con una fattispecie sviluppare. Secondo me questo è lo sforzo da fare. Non sono un simpatizzante diciamo a priori della attività professionale portata nell'università, cioè l'università fa l'università. L'università fa l'università, non è che deve poi formare no, fare l'atto, perché l'atto poi è una cosa complessa, cioè, si impara gradualmente, fai un pezzettino, poi incomincia a fare questo qua, comincia a fare l'atto, cioè, no, è una cosa che secondo me, però certamente sì. Sull'intorno all'inglese, a noi capita, no, perché altrimenti sembra che io sto descrivendo la Mission Impossible, no? Cioè, noi vediamo regolarmente giovani che non sono paracadutati da Marte e non hanno la mamma inglese, ok? E non sono ricchissimi, però normali, che sanno l'inglese benissimo, perché sono andati all'estero, si guardano i film, leggono i libri. Guardate che tantissimi ragazzi, io negli ultimi 15 giorni ho fatto due interviste, due ragazze, una di Genova, l'altra di Monza, appena laureate, inglese straordinario. Domanda, quale situazione soggettiva particolare le ha agevolato in questo? Risposta, nessuna. La buona volontà, l'olio di gomito, ok? Poi oggi come oggi, cioè voglio dire, la televisione, i film in inglese, su internet si vedono tutte le robe in inglese, quindi l'importante però è
come posizionarsi rispetto a questo bisogno. Non è una cosa in più, è una cosa fondamentale che va costruita giorno per giorno. Le due ragazze di cui facciamo menzione, la prima addirittura sa già così l'inglese, che sta già facendo un tedesco, una seconda lingua, già da qualche anno, ed è a un buon livello. Quindi questa ragazza qua c'è già quasi due lingue, una sostanzialmente perfetta ai fini professionali e l'altra. Quindi sono tornato sull'argomento perché altrimenti sembra, no? Perché io ho un giro, no, io quelli che vedo sono tutti ragazzi che non hanno la mano in mezzo. Scusa, la seconda era la carriera, diciamo che in uno studio istituzionale, e il nostro lo è, tutto deve essere finalizzato ad un percorso di crescita e non ad un percorso di stabilizzazione. Naturalmente non tutti possono diventare soci dello studio. I soci hanno per clausola statutaria la cessazione prevista a 65 anni. Cosa non tendenza? Altro dato che in un sistema come il nostro non è irrilevante. Quindi i colleghi che hanno qualche anno meno di me possono confidare nel fatto che a un certo punto io dignitosamente lasci. E lasci a loro lo spazio che si sono guadagnati nel tempo. Perché se no non c'è l'istituzione, no? Se no c'è la personalizzazione. Quindi diciamo che c'è un cursus honorum, chiamiamolo così, c'è un meccanismo di crescita attraverso una scala di compensi. Diciamo, dopo qualche mese di stage, normalmente si entra con uno stage che è retribuito intorno a migliaia di euro al mese. Se si è confermati, si accede alla prima fascia dei professionisti. La prima fascia dei professionisti normalmente hanno, diciamo, un anno di anzianità dalla laurea, no? Normalmente uno o due anni di anzianità dalla laurea, e il trattamento di 26.000 euro. Okay. Questa è la nostra prima fascia, quindi è un trattamento che ha una certa consistenza, e questo però mi serve per spiegare il fatto che si devono creare le condizioni per che siano produttivi i colleghi, perché io intanto posso dare 26.000 euro a un ragazzo che ha un anno o due di esperienza, è utile, no? Dopodiché si va avanti, ci sono delle fasce che poi, diciamo, dei gruppi di fasce in cui c'è, diciamo, cioè i primi anni fino al superamento dell'esame, poi c'è una fascia cosiddetta dei senior associates, poi c'è una fascia cosiddetta dei managing associates, che hanno già magari maggiori capacità gestionali, di delega, eccetera. E dopo si va naturalmente nelle fasce più elevate, dalle quali si deve passare per poi avere posizioni associative. Naturalmente in uno studio come il nostro è anche possibile che un limitato numero di professionisti non raggiunga una posizione associativa. Ripeto, da noi sono solo soci equity, quindi soci con una quota di titolarità dello studio, non soci nominali. Però diciamo che possono avere comunque delle posizioni sia in termini di responsabilità, sia in termini di compensi, diciamo di tutta soddisfazione, cioè posizioni di non soci che arrivano a questa fascia possono anche arrivare intorno ai 180.000 euro all'anno, che non sono posizioni di soci, eh? Cioè, quindi comunque stiamo parlando di
diciamo, di compensi che naturalmente hanno una loro rilevanza. E quindi direi che funziona un po' come un sistema di cooptazione. Cioè, sì, perché diciamo, dico per esperienza che i colleghi che hanno maggiore possibilità di fare carriera, diciamo fare carriera tra virgolette, vengono intravisti anche in età molto giovane. Cioè, fermo restando che se uno riesce a rimanere in studio e progredisce in studio, è normalmente un professionista che dà un contributo ed è un professionista bravo. Noi tendiamo, anche per ragioni di tipo etico, a non avere professionisti parcheggiati, ma tanto va bene, tanto lascia lì, non ci piace. Perché poi il reperimento di alternative si complica nel tempo, per chi non ha clientela propria, che a un certo punto gli si dice no, te devi andare. Quindi una delle attenzioni etiche maggiori dello studio è quella di individuare i colleghi che non hanno la possibilità di andare avanti e con i modi giusti, con i tempi giusti, con la calma giusta, consentire loro di ricollocarsi. Certamente è innegabile che anche giovani, che alcuni diciamo, lo dico diciamo in una prospettiva diversa, che alcuni di coloro che adesso sono soci, giovani soci dello studio o anche meno giovani, hanno dimostrato le loro potenzialità quando avevano 24-25 anni. Certo, non tutti coloro che dimostrano certe potenzialità quando hanno 24-25 anni arrivano poi, arrivano certamente, però mi sentirei di dire... È difficile che non manifestano... Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi ecco perché i giovani sono in studi come il nostro, una cosa importantissima, importantissima da guardare con attenzione. Poi vi dico, diciamo, il piacere professionale di collaborare con dei colleghi giovani, brillanti, con voglia di imparare e che dimostrano e che è una delle cose entusiasmanti della professione, una cosa entusiasmante. Prego, prego. Io volevo chiedere una cosa molto specifica riguardo la formazione. Lei più volte si è soffermato su alcuni progetti chiari, ad esempio su formazione, governance. Io diciamo nella mia piccola esperienza dopo la laurea, durante diciamo, il dottorato, ho avuto la possibilità di esercitare diciamo, dal punto di vista forense, non all'interno dei tribunali, ma supportando diciamo, gli uffici dei sindaci, management, uffici di Stato, spesso mi sono accorto di una difficoltà molto specifica, cioè in realtà il diritto non forniva diciamo, delle risposte particolari, cioè casi particolari e estremamente nuovi. Ad esempio c'era l'esigenza di riorganizzare gli uffici, e però in realtà io volevo fare riorganizzare un sistema diciamo, dei grandi comuni, cioè con piani dettagliati degli obiettivi, e sistemi di questo genere. Però in realtà per esempio la 267 del 2000 prevedeva questi meccanismi per comuni sopra una certa popolazione e non al di sotto, mentre mi accorgevo che studiando dei testi nordamericani in realtà questo era permesso in quel ordinamento. Allora cercavamo spesso ecco, con sindaci, con segretari comunali di trovare il modo per fare funzionare, oppure ad esempio c'era la necessità di finanziare dei progetti, ma questi progetti rivedevano delle sinergie da un punto di vista politico, economico e giuridico in qualche modo inediti. Magari erano pensati per comuni di 20-30.000 abitanti, ma non per comuni di 7-8.000 abitanti o di 3.000. E quindi c'era questa mia grande difficoltà che ammetto diciamo, nel dover rispondere a volte con una, come dire, con una formazione che non corrispondeva poi a delle esigenze totalmente inedite, che magari invece in altri ordinamenti io trovavo in qualche modo delle risposte, ma non si adattavano alla sistema, quindi da qua la complessità. E io mi chiedo, voi quando dovete, visto insomma l'elenco di discipline che affrontate, la novità anche di settori che in qualche modo spesso vengono collocati come settori interni ad altri settori, invece che poi avete indicato come settori a sé stanti in maniera molto moderna,
oserei dire, cioè come riuscite a fare questa formazione soprattutto delle nuove figure professionali o anche di figure professionali già inserite nel vostro studio, però ecco per esigenze molto specifiche e molto nuove spesso. Guardi, diciamo che è una domanda che mi dà la possibilità di fornire, di toccare un punto che non ho toccato, cioè a differenza di altre organizzazioni del nostro tipo che sono presenti nel mondo, noi non facciamo una rotazione nei dipartimenti dei giovani, non lo facciamo, io cosa vuol dire, no? Che uno fa un po' di contenzioso, un po' di amministrativo, cioè non è che gira tutti, no? Però ne gira alcuni, tendenzialmente fai la parte contrattualistica, societaria, la parte di contenzioso, eccetera. Ci sono degli studi nel mondo che hanno questa policy, i giovani fanno ruotare. E io penso che il nostro livello non abbia, diciamo, non sia compatibile con questo tipo di esperienza, e quindi noi cerchiamo di fare così, diciamo che inseriamo già il giovane nel dipartimento specialistico. È però un dipartimento specialistico in cui il giovane non vede veramente soltanto la fettina, una fettina, ma è un dipartimento specialistico che tratta una serie di materie che già comunque è abbastanza ampia. Poi, naturalmente, ci sono le occasioni di lavoro con gli altri dipartimenti, perché noi si lavorano molto di team, no? Quindi è chiaro che chi si occupa di un'operazione, chi si occupa del contratto, dialoga con gli amministrativisti, dialoga con i lavoristi, eccetera. Quindi ha delle occasioni di contatto. E poi c'è il tema dell'esame. Il tema dell'esame. Come affrontare il tema dell'esame di Stato? Perché è chiaro che diventa un problema, no? Dice, ah, qui non faccio gli atti, eccetera, no? Qualcuno di noi fa gli atti. Allora noi abbiamo organizzato un corso, quindi noi, cioè un corso esterno, no? Quindi c'è una società che fornisce di quelle che fanno i corsi, noi la vagliamo, cioè vediamo chi sono i docenti, eccetera, e noi ne sosteniamo il costo. Noi sosteniamo il costo di questo esame, di questo corso, perché così i nostri praticanti hanno la possibilità di completare la loro formazione con quella finalizzata all'esame. Perché altrimenti ci sarebbero dei problemi. Sa, quello che l'esperienza che ha descritto lei è, mi verrebbe da dire, è quella forse più stimolante, no? Perché se all'interno di una pubblica amministrazione sono poi, come si può dire, i non giuristi, cosa fanno? No? Prendono le regole per come sono applicate in base alle scritte specificamente dalle circolari, dalla normativa di dettaglio, dalle prassi le adattano. Io credo che proprio il ruolo del giurista, no? Proprio il ruolo del giurista è quello di spingere, no? Di spingere nell'adattamento. Però ovviamente adesso che lo sto dicendo un po' idealmente, perché mi rendo conto che le rigidità possono essere a volte impedienti, ecco, apparire tardi, però questo è il lavoro del turista, cioè, in quell'organizzazione lì è il lavoro del turista. Cioè. Se non ci sono altre domande, noi mi ringraziamo Alberto, mi sembra che abbiamo già verificato le cose incontri, voglio dire anche di video, quindi non dai, poi video. Mi sembra con un uso oculato degli stessi, quindi ti ringraziamo ancora perché è molto importante, e quindi sicuramente vi rivedrete su questi schermi, ci vedremo questo punto. Va bene, grazie.